Da 60 anni a Sarzana e non solo, il campeggio di Don Carlo è una sorta di mito. Erano gli anni 50 quando Don Carlo Ricciardi, giovane curato della cattedrale, avviò l'esperienza di un campeggio estivo in montagna, aperta a tutti i ragazzi, giovani, adulti e famiglie. Fu subito un'idea vincente, mai più venuta meno, né quando Don Carlo nel 1962 divenne parroco della vicina parrocchia del Carmine, né quando già Monsignore venne spostato a Lerici nel 1993 e poi di nuovo a Sarzana. Ora è ospite della Casa del Clero della Spezia e da qualche anno non partecipa più al campeggio, ma l'iniziativa continua nel suo nome. Quel campeggio ha visto presenti in tanti anni lungo l'arco alpino migliaia di sarzanesi. Presso quelle tende sono nate famiglie, si sono cementate amicizie pluridecennali. Molti, sotto i cieli stellati di montagna, sono forse tornati alla fede. E il racconto di quei giorni si è sempre diffuso, diventando un mito, uno di quei miti belli e positivi di cui la società sembra avere tanto bisogno. A Fosdinovo, molti di quei giovani, uomini e donne, cresciuti nel solco di quell'esperienza, si sono ritrovati per festeggiare Don Carlo, 60 anni dopo, e per ringraziarlo. Il sindaco di Sarzana, Cristina Ponzanelli, gli ha consegnato l'attestato di cittadinanza onoraria, votato all'unanimità dal Consiglio Comunale, tra la consapevolezza di tutti di certificare davvero una pagina di storia. L'impegno con cui ha dimostrato veramente compassione al proprio mandato pastorale, di saper seguire con attenzione, fiducia, altruismo le diverse condizioni umane e sociali dei nostri concittadini.